Perché quest'anno siamo arrivati all'appuntamento con la festa di Natale del Consorzio Ancon, 5 società che si sono riunite ormai da oltre 10 anni, che sono la Luciano Mosconi e Dorica Pallamano, la Basket Girl Ancona, la Globus Tamura, il CUS Ancona Calcio 5 e la Conero Plant Volley Team. Un'iniziativa voluta proprio per provare a fare economia di scala, stare insieme per offrire servizi alle società sportive di Ancona, società di sport diversi dal calcio. La festa di Natale è un appuntamento ormai tradizionale che si tiene da Qualità e Amore, sponsor del Consorzio Ancon, con l'obiettivo proprio di farsi gli auguri e provare a trarre un bilancio di questo 2014, un anno che sotto l'aspetto sportivo è stato sicuramente positivo per quanto riguarda il campionato scorso e che in questa stagione sportiva sta dando grandissime soddisfazioni, a partire dalla Luciano Mosconi Dorica Pallamano, che sta facendo benissimo nel massimo campionato di pallamano maschile, la Basket Girl, che da esordiente nel campionato di Serie A3 di basket femminile si sta comportando davvero molto molto bene, la storica Stamura, che nella Serie C regionale di basket maschile è sempre grande protagonista, il CUS Ancona Calcio 5 nella Serie B di Calcio 5 appunto sta passando un momento un po' delicato per via di alcuni infortuni, e poi la Conero Plant, che dopo la retrocessione dell'anno scorso dalla Serie D alla Prima Divisione sta provando a ripartire con un nuovo progetto.